La storia dello sport, la causa di un dolore dura solo se noi continuiamo a pensarla, a ripensarla e infine a crederle. Ricordatevi la storia di Adriano Leite Ribeiro, più semplicemente l'imperatore per tutti i tifosi interisti. Adriano, arrivato all'Inter, sembrava imprendibile, sembrava troppo forte, sembrava l'uomo bionico. La sua carriera sembrava fosse sul punto di esplodere, sembrava che addirittura potesse superare il suo predecessore, quel Luis Nazario de Lima che tutti hanno ribattezzato il fenomeno. Addirittura lui era riuscito a entrare dritto nel cuore dei tifosi interisti subito dopo l'addio di Ronaldo. Purtroppo anche l'uomo bionico ha dovuto fare i conti col suo peggior nemico, se stesso. Una carriera breve, piena di rimpianti e piena di magie. Una carriera però impossibile da dimenticare per tutti gli innamorati dei colori nerazzurri. Adriano ha fatto innamorare tanti tifosi al gioco del calcio, ha segnato gol meravigliosi, ha fatto giocate da paura, nonostante il carattere, nonostante le difficoltà che ha attraversato nella storia dell'Inter, ha un ruolo primario, un ruolo impossibile da dimenticare. Estate 2001, l'Inter di Massimo Moratti prova a rilanciarsi dopo una stagione disastrosa sotto la guida di Marco Tardelli. Sulla panchina nerazzurra viene chiamato il tecnico argentino Héctor Cooper e durante il calciomercato uno dei principali obiettivi della società è quello di trovare una valida alternativa a Ronaldo, che ancora non ha recuperato dal lungo infortunio al tendine rotuleo. La soluzione i dirigenti nerazzurri la trovano a metà luglio, quando decidono di fare uno scambio molto interessante con il Flamengo. Ai brasiliani andrà il centrocampista Vampeta, ai nerazzurri andrà invece il giovane talento carioca Adriano Leite Ribeiro. Adriano è una prima punta molto talentuosa che già nell'Under 21 ha fatto notare tutto il suo talento e tutta la sua straripante forza fisica. Cooper decide di dargli fiducia già dai primi momenti, infatti decide di aggregarlo alla prima squadra e già nell'agosto del 2001 gli dà un'occasione molto importante per sfondare a livello internazionale. L'Inter nell'agosto del 2001 si gioca il trofeo Bernabéu contro il Real Madrid. La partita è una partita amichevole, però in campo ci sono tanti campioni. Da una parte c'è l'Inter di Bobo Vieri e Clarence Seedorf, dall'altra parte c'è il Real Madrid di Zinedine Zidane e di Raul, due squadre letteralmente straordinarie. L'Inter passa in vantaggio grazie al gol di Bobo Vieri. Gli spagnoli pareggiano grazie a un rigore segnato da Hierro, il loro capitano. La partita è in bilico, sembra che il pareggio sia il risultato più giusto, sembra che questo torneo estivo si possa decidere ai calci di rigore, quando a 10 minuti dalla fine Cooper decide di far entrare il giovane talento carioca. Adriano al minuto 91 si conquista una punizione preziosissima al limite dell'area. Sul punto di battuta va l'olandese Clarence Seedorf, che però all'ultimo minuto decide di lasciare la punizione al giovane talento brasiliano, su indicazione di Cooper che dalla panchina urla: "Fatela tirare al nuovo entrato!" Adriano senza paura lascia partire un missile terra-aria che spacca letteralmente la porta e che consegna il torneo estivo ai nerazzurri. È l'inizio della sua stella. La sua stella inizia a brillare, il suo talento viene fatto vedere a tutto il mondo. Pure i tifosi spagnoli applaudono per quanto sia stato devastante il suo tiro e per quanto sia stata devastante la sua prestazione. Può essere l'inizio di una grande carriera, lo sperano tutti, soprattutto i tifosi interisti, che da troppi anni non vedono l'Inter vincere nulla di importante. L'occasione più importante però nelle partite ufficiali al giocatore brasiliano capita nel settembre del 2001. L'Inter gioca in casa contro il Venezia. La partita è una partita molto difficile. I milanesi passano in vantaggio grazie a un rigore di Calloni. I veneziani però riescono a pareggiarla. La partita sembra che possa finire in pareggio, uno di quei classici pareggi che può costare caro per la vittoria dello scudetto, fino a quando Cooper non decide nuovamente di buttare nella mischia il giocatore brasiliano. Adriano, all'età di 18 anni, ribalta la partita e all'89esimo segna un gol che fa esplodere di gioia tutto il popolo nerazzurro.
Durante la stagione però non riesce a trovare molto spazio. Si vede che è un giocatore di grande talento, ma che ancora deve carburare, ancora deve dimostrare tutto. Perciò la società decide di girarlo in prestito alla Fiorentina, che si trova in una situazione economico-sportiva molto delicata. Lui deve cercare di ribaltare le sorti della società, ma non servirà a nulla. Nonostante tutto, però, in quei 6 mesi passati a Firenze segnerà dei gol devastanti, soprattutto nella partita contro il Milan, dove segnerà addirittura scartando Dida a solo 19 anni. Sembra che la stella sia sul punto di esplodere. Però nell'anno successivo, dopo la sconfitta clamorosa all'ultima giornata contro la Lazio e dopo la clamorosa perdita dello scudetto, la società decide di puntare su giocatori esperti e Adriano viene ceduto in comproprietà al Parma. In quella stessa stagione l'Inter conclude il campionato al secondo posto, esce in semifinale di Champions. Adriano invece a Parma trascina la squadra emiliana al quinto posto segnando ben 18 gol. Una macchina perfetta, un giocatore semplicemente devastante. I tifosi parmigiani si stropicciano gli occhi e si sfregano le mani. Un giocatore così sarà impossibile trattenerlo. E infatti l'anno della svolta sarà l'anno 2003-2004, quando finalmente l'imperatore tornerà alla casa madre, l'Inter. Stagione 2003-2004, Adriano i primi 6 mesi li trascorre sempre al Parma, dove dimostra ancora una volta di essere un attaccante di grandissimo livello. L'Inter invece non attraversa una situazione semplice. Dopo 5 partite decide già di cambiare l'allenatore. Dopo un deludente pareggio nella partita contro il Brescia, Massimo Moratti esonera ufficialmente Hector Cooper. Al suo posto viene ingaggiato Alberto Zaccheroni. La stagione è intensa ed è piena di delusioni. Infatti nel gennaio del 2004 Moratti lascerà la presidenza del club alla storica bandiera nerazzurra Giacinto Facchetti. L'unico colpo di mercato che piazza l'Inter nella sessione di mercato invernale del 2004 è l'acquisto definitivo di Adriano. Adriano diventa ufficialmente un giocatore dell'Inter. Nei suoi primi 6 mesi da titolare con la maglia dell'Inter, Adriano dimostra di essere un fuoriclasse assoluto anche in una grande squadra. Uno dei gol più belli lo segna Perugia, contro il Perugia di Serse Cosmi. La partita è ferma sul 2-2 e sembra che il pareggio sia il risultato più giusto, fino a quando Adriano non decide di risolvere la partita praticamente da solo. Partendo da centrocampo fa un gol che verrà paragonato in parte al gol di Ronaldo in semifinale contro, in finale di Coppa UEFA contro la Lazio, e in parte a uno storico gol di Weah contro il Milan. È un gol di una bellezza straordinaria. Pure l'allenatore del Perugia, Serse Cosmi, si complimenterà con lui dopo la partita. Sembra che il suo talento sia definitivamente esploso. L'Inter conclude il campionato al 4º posto. A fine stagione Zaccheroni non viene confermato, al suo posto arriva Roberto Mancini, l'uomo che darà inizio a un grande ciclo vincente. Adriano intanto viene convocato anche dalla nazionale brasiliana per la Coppa America del 2004. Una Coppa America che lui stesso vincerà da protagonista. Infatti proprio nella finale contro gli odiati nemici argentini segnerà il gol decisivo che permetterà al Brasile di andare ai rigori. Un gol che tuttora i brasiliani ricordano con grande orgoglio. Un gol che deciderà la Coppa America di quell'anno lì. Nell'anno seguente Adriano diventa la stella della squadra. Ma Roberto Mancini decide di creare una coppia gol straordinaria formata da Adriano e Bobo Vieri. La squadra è forte ma è molto discontinua. L'unica nota davvero positiva è l'esplosione di Adriano. Adriano in quell'anno lì segnerà ben oltre 20 gol, trascinerà l'Inter ai quarti di finale di Champions League, dove negli ottavi di finale eliminerà praticamente da solo il Porto con un hat-trick straordinario che tuttora viene celebrato dalla UEFA come uno degli hat-trick più spettacolari di sempre. Trascinerà l'Inter al 3º posto segnando gol meravigliosi come quello contro l'Udinese, una doppietta memorabile, una doppietta che tuttora ricordiamo con grande affetto. 2 gol memorabili, il primo su calcio di punizione di potenza puro, il secondo con un coast-to-coast meraviglioso che si spazzerà via la difesa dell'Udinese, che rimarrà attonita da guardare le giocate del grande campione. La competizione dove si afferma di più la squadra però è la Coppa Italia. L'Inter dopo ben
8 anni di attesa, ritorna a vincere un trofeo. E lo stesso Adriano metterà la firma nella finale contro la Roma a Roma. L'andata finisce 2-0 per i nerazzurri e naturalmente ci pensa il suo imperatore con una doppietta da urlo. Il primo da fuori area con una legnata imparabile anche per l'uomo ragno. Il secondo con un colpo di testa potentissimo da pochi metri. Con questa doppietta l'Inter si aggiudica la Coppa Italia e Adriano si conferma fuori classe internazionale, un giocatore che invidiano da tutte le parti. Infatti su di lui c'è già l'interesse del Real Madrid. L'Inter finalmente pensa di aver trovato l'erede diretto di Ronaldo, dal fenomeno all'imperatore. Già nella stagione successiva iniziano a verificarsi i primi problemi per la carriera del giovane asso brasiliano. La squadra inizia a ingranare. L'Inter già nell'agosto del 2005 vince la Supercoppa italiana in finale contro la Juventus. Adriano comincia la stagione nel migliore dei modi. All'esordio segna una magica tripletta contro il Treviso neopromosso. Già a novembre supera quota 15 gol stagionali e addirittura l'11 dicembre del 2005 segna al 93esimo un gol decisivo che permetterà all'Inter di vincere il derby contro il Milan. Un gol nel derby all'ultimo secondo non si può dimenticare. Infatti i tifosi interisti tuttora ricordano con grande affetto quel gol. Un gol che segnerà saltando in testa al suo ex compagno di squadra Bobo Vieri, da poco passato nelle file. L'interista si gode il suo allenatore, il suo imperatore, ignorando però che quella partita sarà l'inizio di un inarrestabile declino. Da lì a pochi mesi la vita e la carriera di Adriano cambierà radicalmente. Una notizia sconvolgente gli cambia la vita. Suo padre viene trovato morto in una sparatoria in Brasile. Dopo questo evento drammatico, Adriano cade in una profonda depressione. Lì non riesce più a giocare con continuità, non riesce a essere tranquillo mentalmente e soprattutto non riesce più a fare la differenza. E la squadra ne risente. L'Inter, nonostante tutto, conquista la seconda Coppa Italia sempre in finale contro la Roma e conclude il campionato con un brillante terzo posto. Adriano però non riesce a imporsi. Nonostante tutto però il CT della nazionale brasiliana decide di convocarlo per la spedizione ai mondiali tedeschi del 2006 con la nazionale dei Fantastici 4. Il Brasile poteva contare su un attacco atomico composto da Adriano, Ronaldo il fenomeno, Ronaldinho e Kaká. Un attacco semplicemente pazzesco. Tutti danno per scontata la vittoria della nazionale brasiliana anche ai mondiali del 2006. Il Brasile però non riuscirà a consolidare il titolo di campione del mondo. Adriano segnerà solo 2 gol contro il Ghana e l'Australia. Il Brasile però non farà molta strada. Già ai quarti viene eliminato dalla Francia di Sua Maestà Zinedine Zidane in una partita combattutissima che però segnerà l'eliminazione dei campioni in carica. Nella stagione seguente, nella stagione 2006-2007, l'Inter può fregiarsi del titolo di campione d'Italia, ottenuto a tavolino dopo lo scandalo vergognoso di Calciopoli. Nella stessa estate però la società decide di acquistare un altro attaccante importante, il suo nome è Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic è nella fase migliore della sua carriera, Adriano invece nella fase calante. Nella gerarchia di Mancini Adriano da titolare inamovibile diventa addirittura una seconda linea. L'Inter conquista lo scudetto numero 15 della sua storia, però Adriano non riesce a confermarsi. Il primo gol lo segnerà solo nel dicembre del 2006 contro l'Atalanta. Da lì in poi non lascerà più nessuna traccia nella conquista dello scudetto. Saranno i suoi compagni a fare la differenza. Lui sarà sempre perseguitato dalle voci che giravano su di lui, sarà sempre più attaccato dalla stampa, addirittura sarà costretto a difendersi in tribunale dalle accuse di Fabrizio Corona in un processo dove lui stesso veniva accusato di aver organizzato una festa con delle persone poco raccomandabili. Addirittura, secondo alcuni giornalisti, si presentava anche ubriaco agli allenamenti. La sua carriera stava deragliando e si stava muovendo in una direzione completamente sbagliata. La società nerazzurra però cerca di proteggerlo in tutti i modi. Moratti si comporta quasi come un padre verso di lui e nell'anno successivo, per fargli ritrovare la giusta serenità, decide di rimandarlo in patria. Infatti nel gennaio del 2007 Adriano verrà prestato al San Paolo per 6 mesi. In quei 6 mesi riuscirà a trovare continuità e riuscirà soprattutto a fare la differenza nel campionato brasiliano. All'Inter però cambieranno un po' di cose. Dopo la vittoria del 16° scudetto ottenuto all'ultima giornata contro il Parma, Moratti decide di cambiare la guida tecnica della squadra. Mancini
l'ideatore della seconda grande Inter viene esonerato. Al suo posto arriva José Mourinho. José Mourinho viene definito da tutti come un sergente di ferro, come un allenatore rigido e intransigente. Nonostante tutto, però, Mourinho prova a essere comprensivo e tollerante nei confronti di Adriano. Decide di farlo giocare nelle prime partite. Infatti, non gli daranno neanche torto perché la stagione per il giocatore brasiliano non partirà male. Adriano segnerà anche un gol in Champions League, diventando il marcatore più prolifico della storia nerazzurra nella Champions League. Nonostante tutto, però, in quella fase della stagione, puntualmente, le voci sulla sua vita privata continuano a circolare e l'Inter, viste dopo l'ennesimo episodio spiacevole, decide addirittura di metterlo fuori rosa. Una decisione severissima. Mourinho, l'ultima partita in cui lo impiegherà, però, sarà una partita storica. Sarà il derby del febbraio del 2009, un derby che alla fine segnerà una tappa fondamentale per la conquista del 17° scudetto. L'Inter vincerà 2-1 e Adriano segnerà un contestatissimo gol con il braccio che verrà incredibilmente convalidato dall'arbitro Rosetti. È un derby indimenticabile, un derby che gli interisti tuttora ironicamente ricordano sempre, perché quel gol lì segnerà l'ultima perla di Adriano con la maglia nerazzurra. Da lì in poi, però, quel derby rappresenterà una soddisfazione, ma non rappresenterà l'inizio di una seconda rinascita. Adriano verrà ancora una volta coinvolto in nuovi scandali, in nuovi episodi spiacevoli, e dopo l'ennesimo episodio, la società, dopo averlo messo fuori rosa, sarà obbligata a risolvere consensualmente il suo contratto. Adriano lascerà ufficialmente l'Inter nell'aprile del 2009. Non potrà godersi né lo scudetto e né il triplete l'anno dopo. Pochi mesi dopo firma un contratto con il Flamengo, la squadra che l'ha lanciato nel calcio, che conta la sua squadra del cuore brasiliana. In Brasile vincerà il campionato, dimostrerà il suo valore, ma giocando a ritmi molto bassi aumenterà addirittura il suo peso muscolare, diventando solo un lontano parente del brasiliano, dell'Adriano dei primi anni in Italia. L'anno successivo tornerà in Italia e vestirà la maglia della Roma, anche se per pochi mesi, perché dopo 6 mesi il tecnico Claudio Ranieri gli darà il ben servito e così finirà una carriera piena di rimpianti. È impossibile però dimenticare Adriano. Adriano è stato, parlo per me, il primo giocatore che ho amato, il mio primo idolo, un giocatore che non dimenticherò mai. Tutti gli uomini, anche tutti gli sportivi, hanno avuto i loro punti di debolezza. Lui, il suo principale punto di debolezza è stato se stesso, il suo carattere fragile che gli ha impedito di diventare il numero uno al mondo. Perché anche gli uomini perfetti, anche gli atleti più devastanti, anche i più grandi campioni di sempre hanno i punti deboli. Lui, purtroppo, il suo punto debole era il carattere. Era il carattere, era soprattutto la sua fragilità mentale che l'ha rovinato. Detto ciò, però, l'imperatore per me resterà solo eternamente lui. Primo idolo, non si scorda mai. Grazie, imperatore, grazie per le gioie che mi ha regalato. Ti vorrò sempre bene. Grande Adri. Io ringrazio Ivan per la collaborazione, questo video finisce qua, è stato un piacere farlo con lui, lui è il miglior montatore che esista sulla faccia del web, ne gireremo tanti altri, quindi mi raccomando, passate su Instagram, votate in massa che non è finita qui. Prima Ronaldo, poi Julio, poi Adriano, il prossimo non ve lo dico, sorpresona, votate in massa, amala, Forza Inter, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, seguiteci su tutti i nostri social.